Infarto nei pazienti fragili all'azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina, un finanziamento del Ministero della Salute per migliorare la qualità dell'assistenza e della ricerca. Ne parliamo tra poco. Benvenuti a Prima Pagina Salute, ne parliamo oggi in studio con i nostri ospiti, il professor Antonio Micari, direttore cardiologia interventistica, e con il professore Francesco Costa, ricercatore universitario e dirigente medico dell'equipe di cardiologia, entrambi dell'azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina. Benvenuti. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Professor Micari, iniziamo da lei. Questo progetto è l'unico selezionato in Sicilia. Di cosa si tratta? Questo è un progetto di ricerca finalizzata, finanziata dal Ministero della Salute, su un protocollo di ricerca di pazienti fragili, di pazienti con infarto miocardico acuto, che sono i pazienti che normalmente trattiamo. Malattia prevalente, che ha una prevalenza enorme nel mondo occidentale, è la prima causa di mortalità per noi occidentali, e presenta una serie di problemi sia nel trattamento in acuto che nel follow-up. E questo progetto prende in carico, da un punto di vista di ricerca, che ovviamente è finalizzato alla cura e all'assistenza per migliorare l'assistenza e la cura di questi pazienti, la terapia che questi pazienti devono fare, che è molto prolungata. E come tutte le terapie, a parte gli indubbi vantaggi di questa terapia, del motivo che si fa, cioè dell'antiaggregazione, della capacità di mantenere questo sangue fluido per poter evitare nuovi eventi, ha chiaramente dei rischi che sono rischi emorragici. In pazienti fragili, che quindi hanno già un rischio emorragico, c'è ancora molto da capire, da studiare qual è la migliore terapia, qual è la durata di questa terapia. E poi vedrete che il professore Costa, nel dettaglio, che è il principal investigator di questo studio, che era riservato agli under 40, quindi ai giovani ricercatori, entrerà più nei dettagli. È chiaramente diciamo, per noi una cosa estremamente piacevole e altrettanto prestigiosa la possibilità di essere stati finanziati in Sicilia. Mediche e unici cardiologi da Roma in giù, quindi insomma siamo molto soddisfatti del lavoro dei nostri ricercatori e di tutta la nostra equipe, perché questo in realtà è frutto del lavoro di tutti. Complimenti, complimenti infatti, professore. Professore Costa, ecco, parliamo un po' del progetto. Innanzitutto i pazienti, come verranno identificati? Buon pomeriggio, grazie ancora per l'invito. Allora, sì, si tratterà di uno studio che avrà come focus i pazienti con infarto del miocardio. Quindi tutti i pazienti con infarto del miocardio che afferiscono alla nostra emodinamica, che è un'emodinamica H24, che quindi garantisce il trattamento H24 7 giorni su 7 ai pazienti dell'arrêt dell'infarto della provincia di Messina, verranno identificati in ospedale e una volta completato il trattamento interventistico, quindi con l'impianto di stent nel caso in cui fosse necessario, verranno selezionati attraverso dei criteri di inclusione e di esclusione per andare a identificare i pazienti fragili. Per i pazienti fragili noi intendiamo dei pazienti che sono ad elevato rischio di complicazioni emorragiche, quindi che sottoposti al trattamento standard con farmaci antiaggreganti hanno un rischio maggiore rispetto alla popolazione generale di avere delle complicazioni emorragiche. Questo è particolarmente importante perché abbiamo visto in studi precedenti che pazienti ad alto rischio emorragico che sviluppano complicazioni emorragiche hanno un rischio di morbidità e mortalità che è simile a quello dell'infarto miocardico stesso, quindi il sanguinamento di per sé è un evento importante che non deve essere sottovalutato, deve essere prevenuto a tutti i costi. Quindi i pazienti che vengono selezionati attraverso una definizione standard di elevato rischio emorragico che si può ottenere oggi attraverso vari score che sono accettati dalla comunità cardiologica internazionale, ci permettono di identificare in maniera oggettiva i pazienti ad elevato A rischio emorragico proposito e quindi. Prego, mi di dica. questo, professore, lei ha identificato attraverso un punteggio di rischio sviluppato proprio da lei e pubblicato sulla prestigiosa rivista dell'Ancet questa tipologia di pazienti. Ecco, questo punteggio di rischio, come è stato sviluppato?
Allora, si tratta del Precise DAPT Score, che è uno score di rischio, quindi un calcolatore che ci permette di identificare in maniera oggettiva il rischio dei pazienti. Sostanzialmente è stato sviluppato su una grande coorte di pazienti di trial internazionali, quasi 15.000 pazienti, da cui attraverso un modello è stato sviluppato lo score che ha cinque caratteristiche cliniche e laboratoristiche, che sono l'età, l'emoglobina, il numero di globuli bianchi, la clearance della creatinina, quindi la funzione renale, e una storia di pregressi eventi emorragici che hanno richiesto l'attenzione medica. Quindi attraverso queste cinque variabili si può computare uno score attraverso anche un'app e un sito internet che ci permette di identificare attraverso una soglia i pazienti che sono ad elevato rischio emorragico. Questa soglia è di 25 punti o più e identifica quei pazienti che effettivamente nello studio Precise DAPT avevano un maggiore rischio di sanguinamento e si beneficiavano di un trattamento più conservativo dal punto di vista della durata della doppia terapia antiaggregante. Quindi, sulla scorta di questi risultati precedenti, abbiamo la possibilità di identificare questi pazienti ad alto rischio emorragico e quindi cercare di testare delle terapie a intensità ridotta in questo gruppo di pazienti per arrivare a un tipo di terapia sempre più personalizzato in base alle caratteristiche cliniche di questi pazienti fragili, appunto. Ecco, adesso parleremo delle terapie. Prima di affrontare questo argomento, professore Micari, questo finanziamento ha dato anche la possibilità di acquistare, ecco, delle nuove tecnologie. Cosa comprerete appunto In all'interno di questo progetto? realtà lo darà, perché questo è stato appena finanziato, verrà chiaramente gestito da un punto di vista amministrativo, dall'ufficio, dal grant office della nostra azienda, e compreremo tutta una serie di nuove tecnologie che servono per esempio per testare la resistenza ad alcuni di questi farmaci. Quindi, senza entrare nel dettaglio che diventerebbe estremamente tecnico, noi il compito e diciamo, lo scopo di questo studio è capire quali pazienti sono a maggiore rischio e quali possono beneficiare di più. Come in tutte le cose, vale sempre della diciamo, cultura medica il rapporto fra rischio e beneficio. Noi dobbiamo capire quali sono i pazienti che rischiano di meno e beneficiano di più e viceversa, quelli invece in cui la bilancia è fuori del rischio. Questo, per far questo, dobbiamo capire se il paziente è più o meno resistente alla terapia e a quale tipo di terapia. E con questi score, quindi ci sicuramente anche appoggeremo una serie che tenteremo di svilupparne ancora più, di app o di diciamo, facili calcolatori, di fare degli score di rischio più fini riguardo anche la durata della terapia. Sicuramente ci servirà questo supporto finanziario che ci servirà in parte per pagare dei nuovi ricercatori, delle persone che possono fare inputting di dati, che possono fare follow-up, a parte appoggiarci ovviamente alle nostre risorse interne, e una parte di questi, così come descritto dettagliatamente nel protocollo e nel preventivo di spesa, servirà per comprare questi alcuni analizzatori che servono per vedere quanto i soggetti sono resistenti o responsivi a una determinata terapia. Questo speriamo, siamo estremamente fiduciosi del motivo per cui abbiamo Senta, scritto. appunto, c'è una parte di questo finanziamento che è riservato all'assunzione di giovani ricercatori sotto i 40 anni. Quindi è un'occasione per molti nuovi giovani medici, appunto quella di poter fare esperienza in una così grande struttura ospedaliera, durante appunto un progetto anche molto, importante, insomma, per la salute di tutti. Assolutamente, una delle nostre, diciamo, dei nostri obiettivi è quello di potenziare la nostra equipe con una propensione specifica verso la ricerca. Cioè, la ricerca funziona quando e se viene seguita in maniera attenta, scrupolosa e continua. È chiaro, per far questo c'è bisogno di personale umano che faccia e si occupi dell'assistenza, che è chiaramente una della nostra mission, quello per cui lavoriamo i nostri pazienti, ma delle persone che più specificatamente si occupano di ricerca. Ed è per questo che una parte di questi 348 mila euro che sono stati finanziati verrà destinato all'assunzione di un giovane ricercatore
ricercatore o ricercatrice che ci possa aiutare, sia focalizzata su questo specifico progetto. Professore Costa, ecco, parliamo un po' delle terapie. In questo caso, quali potrebbero essere e su cosa verterà la ricerca? Allora, il trattamento antitrombotico, quindi il trattamento che è rivolto all'inibizione della funzione piastrinica, è chiave nei pazienti con infarto del miocardio ed è quello che ci permette di prevenire ulteriori complicazioni trombotiche, sia intracoronari che sia a livello di altri distretti vascolari. Negli ultimi 20 anni sono state introdotte delle terapie antitrombotiche, antipiastriniche cosiddette potenti, che permettono un'inibizione dell'attività piastrinica molto consistente e potente, appunto, che ha permesso di ridurre gli eventi trombotici in questi pazienti. Ovviamente, come ci possiamo immaginare, tanto più è potente la terapia che andiamo a somministrare, tanto maggiore è il rischio emorragico, e questo è proprio il motivo perché è importante personalizzare il tipo di trattamento. Quindi i due farmaci che sono ormai principe nel trattamento dell'infarto del miocardio dopo intervento percutaneo sono sicuramente il ticagrelor e il prasugrel. Il clopidogrel è un farmaco meno potente che però si sta ritagliando sempre più un ambito di intervento nei pazienti che sono più fragili e a un più alto rischio emorragico. Alla stessa maniera, il dosaggio dei farmaci sarà anche importante, anche perché è in corso di studio il trattamento con dei dosaggi ridotti, sia dei farmaci potenti, prasugrel e ticagrelor. L'obiettivo è quindi di andare a testare queste varie strategie per andare a vedere quella che dal punto di vista farmacodinamico e clinico è la più adatta a questo gruppo di pazienti. Senta, professore, appunto è importante assolutamente essere seguiti. Per quanto tempo questi pazienti fragili potranno appunto essere monitorati all'interno di questo progetto? I pazienti con infarto del miocardio vengono seguiti in maniera molto attenta. Già da un punto di vista clinico, quindi fuori dallo studio clinico, i pazienti vengono monitorizzati in maniera attenta durante il primo mese e fino a un anno dopo la procedura, secondo quelli che sono dei rigidi schemi che vengono dati alla regione, perché questo è proprio uno degli ambiti in cui la qualità è chiave. Il follow-up di questi pazienti durante il primo periodo, che è il primo anno dopo l'evento, è assolutamente chiave per cercare di ottimizzare gli outcome a lungo termine. Nel contesto di questo studio clinico, i pazienti verranno seguiti per 6 mesi dopo l'intervento percutaneo e verranno valutati dapprima a una visita iniziale, che è la iniziale study visit, e a una visita finale, con una visita intermedia che permetterà di andare a valutare quelle che sono le caratteristiche di risposta farmacodinamica ai farmaci che vengono somministrati attraverso dei test di laboratorio, che sono anche parte di quei test e di quel equipment che possiamo acquisire attraverso i fondi di ricerca che ci sono stati affidati. Ecco, l'obiettivo è anche quello di valutare nuove strategie antitrombotiche, quindi quante possibilità ci sono che si trovi appunto una soluzione migliore per la cura di questi pazienti? Allora, il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni nell'ambito delle malattie cardiovascolari è stato egregio. Noi siamo riusciti come comunità cardiologica ad abbattere gli eventi che prima purtroppo erano molto comuni nei pazienti con infarto, adesso fortunatamente si sono ridotti sempre e sempre più. Dall'altra parte, dal punto di vista della ricerca clinica, questo è un grosso limite per noi, perché per studiare, per arrivare a delle conclusioni solide, si richiedono numeri enormi di pazienti, quindi delle popolazioni di studio molto grandi, che richiedono a loro volta dei fondi estremamente grandi, che
o ad oggi si possono ottenere solamente attraverso l'industria. I fondi che ci sono stati affidati ci permettono di studiare una coorte di circa 200 pazienti, che è una coorte relativamente piccola nell'ambito delle malattie cardiovascolari, ma che ci permetterà probabilmente di andare a studiare alcuni outcome secondari in questo gruppo di pazienti, che permetteranno di informare future ricerche con studi più grandi e con un power statistico meglio informato riguardo a quelle che sono queste nuove strategie terapeutiche. Senta, professor Micari, nel suo reparto di cardiologia interventistica, appunto, gli infartuati sono tanti. Qual è la possibilità che hanno questi soggetti che si ripresenti a loro un nuovo evento a distanza dal primo, subito dopo il primo? Guardi, purtroppo questa è una possibilità che esiste, per fortuna non è frequente, cioè il paziente che ha un infarto è per definizione un coronaropatico, cioè ha una cardiopatia ischemica che a quel punto diventa cronica, e la storia naturale di questi pazienti cardiopatici ischemici cronici sono non soltanto la recidiva dell'infarto in sé del momento di acuzie, ma anche la progressione della patologia coronarica, quindi patologia stenostruttiva delle arterie coronariche che può, o nella maggior parte dei casi lo fa, andare avanti nel tempo in termini di gravità, quindi in termini di severità. Tutta la terapia in prevenzione, che a quel punto diventa prevenzione secondaria, è tesa alla riduzione degli eventi successivi, è per questo che ha una valenza fondamentale sia la terapia antitrombotica, sia la terapia di prevenzione secondaria, quindi gli ipolipemizzanti, gli ipotensivanti, cioè tutti quei farmaci che riducono i fattori di rischio o normalizzano, annullano o riducono, meglio ancora, la capacità di questi fattori di rischio di poter indurre una recidiva, recidiva che si può avere sia in termini di sindrome coronarica acuta e quindi di nuovo infarto, sia di progressione della malattia e quindi di un'angina pectoris successiva. Ma non di meno, al di là della recidiva dell'evento ischemico, noi, come il professore Costa ha diciamo, precisato, dobbiamo anche mettere nel piatto della bilancia la possibilità degli effetti collaterali di tutti questi farmaci, che per esempio nel caso di antitrombotici sono le emorragie per noi sono un problema, perché noi trattiamo dei pazienti anziani, fragili di per sé, ed è per questo che questo protocollo è principalmente basato su pazienti fragili. Questi pazienti anziani con molta comorbilità hanno necessità di antitrombotici, trombotico, ma possono andare incontro a degli eventi emorragici che sono altamente gravi per questi pazienti e che devono essere per quanto possibile evitati e per il resto trattati. Assolutamente. Senta, ma la prevenzione, ecco, in cosa consiste? La prevenzione consiste, prima di tutto, in una terapia comportamentale, cioè è chiaro che bisogna rinormalizzare o riportare al meglio tutte quelle abitudini di vita, quindi una vita sana, un'alimentazione corretta, un'attività fisica controllata da parte di questi pazienti. L'abitudine tabagica ovviamente non può essere tollerato che un paziente che ha avuto una sindrome coronica acuta, un infarto, possa continuare a fumare, però capite bene che questo non è, la compliance dei pazienti non è il 100%, quindi non sorprenderà nessuno, no, pensare che nonostante la nostra, diciamo, propensione a dire al paziente e a far renderlo edotto del rischio di continuare a fumare, continua a fumare. Quindi, primo, terapia comportamentale. Secondo, i fattori di rischio per la malattia ischemica sono il diabete, quindi il controllo della glicemia per i pazienti che hanno iperglicemia, il controllo dei valori del colesterolo, che è un fattore di rischio estremamente importante, i valori della pressione arteriosa che devono essere normalizzati. Questi sono fattori modificabili insieme al fumo, che è il quarto, il quinto è la predisposizione genetica, come ben potete capire, non è modificabile, cioè ci sono dei ceppi familiari che hanno una predisposizione a sviluppare malattie aterosclerotiche, quindi anche malattie coronariche, quello è uno non modificabile. Però sugli altri quattro bisogna intervenire in maniera molto pesante, perché il loro valore non è additivo, il loro valore è moltiplicativo, cioè avere due o tre fattori di rischio non raddoppia o triplica il rischio, ma lo aumenta molto più che 3 volte. Quindi sicuramente questo. E poi rimane la parte della terapia, e quindi tutta la terapia antitrombotica, antiaggregante, che deve essere fatta nei tempi giusti. Assolutamente.
Ecco, professore Costa, un'altra parte importante del progetto è l'utilizzo di un'app, quindi la telemedicina. Come si svilupperebbe questa parte? Sì, allora, questa app verrà sviluppata attraverso i fondi dati dal Ministero e quindi verrà sviluppata nei prossimi mesi. Si tratta di un'app che ha come focus quello di andare a valutare in maniera più granulare il follow-up del paziente. Noi sappiamo che quando inseriamo un paziente all'interno di un trial clinico abbiamo solamente le informazioni che vengono dal paziente stesso e le informazioni limitate che possiamo ottenere durante le poche visite che facciamo. Si possono ottenere molte più informazioni con un follow-up più stretto di questi pazienti che ci può essere garantito attraverso le nuove tecnologie. Quindi andare a studiare degli eventi che hanno un impatto sia sulla salute del paziente sia sulla qualità della vita del paziente in maniera molto più stretta. E questo è sia importante da un punto di vista della ricerca, perché ci permette di aumentare il potere di osservazione all'interno di un gruppo di pazienti limitato, come commentavo poc'anzi, e allo stesso tempo ci permette di andare ad acquisire tutta una serie di informazioni sulla qualità della vita, sull'aderenza terapeutica, sulle abitudini dei pazienti, che possono essere raccolte in maniera molto più granulare, appunto, e in un ambiente più familiare per il paziente, che permette, appunto, una maggiore attendibilità di queste informazioni. Ecco, professore Micari, ritorna la telemedicina, lei che ne pensa? Ormai dopo la pandemia ci siamo abbastanza inoltrati in questo nuovo spazio interamente dedicato alla medicina, appunto, la Guardi, penso che teleassistenza. l'unica cosa, penso che sia l'unica cosa buona che ci ha lasciato la pandemia, cioè capire che in realtà non è più possibile, non è più sostenibile per il sistema sanitario nazionale creare delle cattedrali nel deserto, cioè creare degli ospedali in ogni remoto posto del pianeta. Questo è impossibile, cioè non, economicamente non è una cosa che potremo sostenere. La telemedicina ci aiuterà ora, nel presente, perché io non voglio neanche parlare di futuro, in maniera decisiva, in maniera fondamentale, nel poter trattare, curare i nostri pazienti in sedi, in posti che non sono facilmente raggiungibili. Penso alle realtà insulari, delle piccole isole, alle comunità montane. Cioè la telemedicina è già, in questo la regione Sicilia, devo dire, ha avanzato dei progetti che sono in fase di realizzazione proprio per queste località disagiate con la telemedicina. È chiaro che anche tutto il personale medico deve cominciare a ragionare in maniera moderna, cioè in questa chiave, cioè la possibilità di non avere il paziente di fronte a sé, ma di averlo con degli ausili, che sono quelli tecnologici, in video e audio, e con delle valutazioni multiparametriche che ci aiuteranno a fare una diagnosi sicura per il paziente e sicuramente molto più, diciamo, accurata, che semplicemente ottenere un semplice elettrocardiogramma o piccole cose che avevamo fino ad ora. Quindi sicuramente su questo qui non voglio neanche parlare di futuro, ci cioè voglio parlare di presente, perché già questi progetti sono Noi in viviamo il essere. presente. Viviamo il Grazie ai presente. nostri ospiti per essere stati qui con noi oggi, per averci parlato di questo progetto così importante. Salutiamo il professor Antonio Micari, direttore di cardiologia interventistica, il professore Francesco Costa, ricercatore universitario e dirigente medico dell'equipe di cardiologia, entrambi dell'azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, a Grazie. presto.